Il viaggio alla scoperta dei fondi FESR e FSE continua. Questa volta ci spostiamo in Basilicata. Al telefono con noi Antonino Imbesi di Godesk. Godesk è una società a responsabilità limitata che è nata tre anni e mezzo fa con un investimento tutto privato di oltre 100.000 euro. Abbiamo voluto creare in Basilicata un occhio verso l'estero, una realtà che potesse portare finalmente una ventata di novità in una regione dove l'innovazione è praticamente a zero. Noi abbiamo fatto un centro che è un centro co-working, uno spazio di innovazione, abbiamo realizzato il primo incubatore completamente privato, è anche l'unico che fin oggi si funziona. In Basilicata c'erano state tante esperienze fatte con cospicui finanziamenti pubblici che però erano state tutte fallimentari e sono tuttora tutte fallimentari. Noi abbiamo voluto dimostrare che era possibile fare un'attività con finanziamenti tutti privati e abbiamo voluto dimostrare che era possibile con l'impegno di 7-8 imprenditori che hanno finanziato lo sviluppo dell'azienda costare quello che milioni di euro di finanziamento pubblico non erano riusciti a fare con i grandi contenitori che aveva messo su la regione nel corso degli anni. Durante la nascita poi abbiamo ovviamente chiesto un piccolo finanziamento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma parliamo di un investimento di circa 30.000 euro per quanto riguarda l'aiuto che abbiamo ricevuto rispetto a circa 180.000 euro di investimenti privati. Noi oggi ospitiamo circa una trentina di aziende tra imprese, società, professionisti, start-upper, operatori del settore dei media e del web che hanno deciso con noi di intraprendere questa iniziativa diventando nostri co-worker e venendo ospitati nella nostra realtà. Noi abbiamo ospitato già in questi 3 anni e mezzo tantissime aziende, oggi fortunate aziende che hanno anche fatturati di diverse centinaia di migliaia di euro e continuiamo a fare il nostro lavoro di sviluppo anche attraverso una serie di programmi europei. In 3 anni siamo riusciti ad avere circa una decina di progetti europei approvati a Bruxelles con i quali ovviamente ci teniamo anche su, visto che non otteniamo finanziamenti pubblici di sostegno. E come dicevo sono utenti tutti privati, anche se di recente anche qualche ente pubblico ha cominciato a gradire la nostra ospitalità e quindi ha prenotato alcune delle nostre sale. Ti posso chiedere quali sono le sfide secondo te principali che comunque voi affrontate e in generale che tipo di supporto ovviamente invece Godesk dà ai vostri utenti? La sfida principale per un'azienda come la nostra, che di fatto è comunque anch'essa una startup, è la sopravvivenza. Io lo dico con tranquillità, le aziende come la nostra devono superare i primi anni di mercato, devono consolidarsi, specialmente quando non ricevono cospicui aiuti dagli enti pubblici. È necessario sempre offrire prodotti nuovi, offrire un servizio confacente a quello che le aziende richiedono. Noi abbiamo un centro in cui abbiamo stabilito la regola del rispetto ambientale, abbiamo un ingresso e l'utilizzo di tutti i servizi all'interno del co-working attraverso il telefonino, quindi abbiamo una tra virgolette cassa domopatica completamente automatizzata, per cui si entra e si esce, si accendono le luci e si spengono i riflettori, così come facendo riscaldamenti si spengono gli stessi attraverso il telefonino. Cosa offriamo alle aziende? Chiaramente è un pacchetto di servizi innovativi, ma anche di supporto, perché le indirizziamo verso i mercati, le supportiamo nella loro prima fase in cui necessitano di comprendere qual è il mercato e dove possono eventualmente aggredirlo per trovare la possibilità di resistere, perché la prima grande difficoltà delle
specialmente le aziende moderne, appunto, come dicevo, sono i primi 5 anni. Abbiamo ricevuto circa 30.000 euro, 29.900 circa. A cosa è servito? A finanziare alcune delle strutture, attrezzature per meglio dire, che avevamo messo in campo, alcuni lavori edili e alcune delle attrezzature di domopatica. Diciamo che siamo riusciti con questa cosa a in parte agevolarci rispetto all'investimento fatto, che devo anche sottolineare sono stati determinanti, perché l'aiuto pubblico, sebbene sia arrivato con un ritardo impensabile, perché noi la richiesta l'abbiamo fatta che l'azienda era nata da qualche mese e l'investimento ci è stato finanziato dopo 3 anni e mezzo. Questi ritardi nella burocrazia purtroppo finiscono per incidere sulla fattibilità di un'azienda. Ci è voluto molto coraggio a voler portare un mondo diverso, differente, come dicevo, con uno sguardo molto aperto all'Europa. Lavoriamo tutti i giorni alacremente per cercare di mantenerlo in vita e siamo convinti che abbia portato una ventata di novità e speriamo, oggi abbiamo grandi partnership con mezza Europa, quindi riusciamo anche a lavorare in una prospettiva che non è soltanto regionale ma anche di investimento e di sviluppo di tipo comunitario, e speriamo di poter continuare a poter offrire questi servizi anche nel futuro per il bene innanzitutto delle aziende e per il miglioramento della situazione precaria purtroppo dei ragazzi e dei giovani lucani e del sud in genere.